che Milner è questo ragazzo. Quattro a due a sorpresa nella undicesima giornata di Serie A. Si affrontano i ragazzi dei Blancos contro il Boca Juniors di Francesco Trinchillo. Dicevamo di un parziale a sorpresa dal momento che i ragazzi in maglia bianca sono in vantaggio addirittura per 4-2. Decisivo l'innesto di Gian Andrea e di Santullo e anche di Gianni Torino. Questo oggi di Capitan Prodomo ha ricorso davvero all'artiglieria pesante. Artiglieria pesante, dicevamo, che sembra pagare al momento. Doppio vantaggio dei bianchi e soprattutto la posizione insidiosissima, la mattonella di Aldo Santullo, che con il mancino può sicuramente impegnare Bilotto. Seguiamo questo calcio piazzato, dicevamo, del 4-2 dei Blancos contro il Boca. Seguiamo Allocca, nel cerchio centrocampo si allarga sulla sinistra, ancora Andrea Allocca. Ora la scucchiaiata per Trinchillo, che la mette giù, poi il passaggio per Sica con l'esterno! Dario Sica con l'esterno, dopo essersi incuneato in area di rigore, va a realizzare il gol, che significa 4-3, quindi accorciate le distanze. Vediamo come reagiranno i Blancos. Prodomo incolpevole nella circostanza. Seguiamo Torino, che gira dietro Palmieri. Ancora Mario Barbieri, prova con il destro a girare. Ancora palla centrale per Somma. Il velo di Sica per Palumbo, che prova a rientrare sul destro. Supera Palmieri, ancora Palumbo. La palla è però per Gian Andrea. Intercettata. Santullo poi la mette giù, perde però il contrasto. C'è Somma che allarga a destra per Trinchillo, che vuole puntare Barbieri. Ancora Trinchillo lo riesce a saltare. Ancora Trinchillo, subisce fallo. Sarà calcio di punizione. Spieghiamo quest'ultimo calcio di punizione prima di interrompere qui il nostro collegamento. Spieghiamo quest'ultimo calcio piazzato. Andrà Dario Sica sul calcio di punizione. Posizione invitantissima per scatenare il suo mancino, sinistro basso e un assist per Allocca, che bene il palo Allocca, esterno della rete, clamoroso, clamorosa occasione per il Boca di portarsi 4-4 su questo palo clamoroso di Allocca. Interrompiamo qui il nostro collegamento.